Truman, poi da lì. Questo è stato l'incontro che più mi ha... Conosce questo personaggio? Sì, è... Sì? Charlot. Che poi, in quel periodo, ho comprato anche il suo libro, la sua autobiografia. Mi ha fatto una dedica e come se non bastasse il suo personaggio così. Poi il re di Svezia. E poi Matt Dillon... Ecco, questo era un sarto famoso negli anni 50, Schubert, negli anni 50 era John Huston, poi Compagnoni, che mi ha portato lui la foto in cima al K2, la Carolina di Monaco, perché ecco, ora parlando di loro, di ognuno mi viene un ricordo particolare, per dire, la Carolina. Sì. Ricordo, era venuta per il matrimonio di Duca d'Aosta, chi c'era lì? Era col marito, un angolino. Mangiò spaghetti e peperoncino. Se lo ricorda lei? E con un, no, mi ricordo il particolare con una Grazia che faceva la scarpetta. Per dire, ora, ah non si fa, si fa, si fa. Dipende come si fa. Come questa, la regina di Danimarca. Allora arriva sta regina, scendeva le scale, io tremavo, la regina, era impapinato. Allora, mentre viene giù, mi viene di fargli baciamano. Ora baciamano va saputo fare. Io abbasso la testa, lei pure, una capata tipo Fantozzi, lei si mise a ridere. Oh. Avete rotto il ghiaccio. Sì, che poi, come il re di Svezia, quando il Bruschi gli portò, gli fecero il mecenate premiato, glielo consegnò lì alla reggia e mi racconta, dice Mario, ma lo sai che quando gli ho portato il premio era in una, nel suo studio, aveva una bajou e da una parte era bruciacchiata. Dico, guarda quanto, cioè una volta si immagina, sa, la regge, il re, la regge, e poi sono uomini, e come qui, quando era qui da noi, ricordo mangiava lo spezzatino, che volle anche la ricetta, e con una normalità, leva il suo coltellino di tasca, come un cantè, e affettava il pane, le sue cose. Che poi, ecco, questi personaggi, quando arrivavano, era una gioia perché c'era il Bruschi, Mario Salmi, eccetera. Però nel modo più bello, più semplice, c'era uno scorzo. Ora, se arriva un parlamentare nostro, ma dove lo mettiamo? Le uscite dove sono? Cosa gli date da mangiare? Chi è che cucina? Giuro, ti mettono... Dico, e se succede qualcosa? Oddio, ma non venite, perché ti metto in imbarazzo proprio, quindi certo. Sono... Quanti ricordi qui alla buca di San Francesco? Tanti ricordi una vita. Perché... Ricordi di quanti anni? Ma sono 53 anni. Io sono di origine meridionale calabrese, ho sposato la Toscana in tutti i sensi proprio, nel senso di moglie e anche come toscana. Ho dato, ho ricevuto altrettanto perché mi è piaciuto sempre mettermi in gioco. E non essendo la mia attività, perché è una scelta un po' particolare la mia, ho voluto dimostrare, soprattutto a me stesso, e poi anche che potevo essere anche, e ho avuto le mie soddisfazioni, le mie gioie, premi, eccetera, però mi è sempre piaciuto stare bonino, non fare, come tanti purtroppo, sa, qui si fa, io... Per un fatto anche di educazione, non si può strombazzare, venite, qui c'è stato il re, qui c'è stato quello. Il re è ogni giorno il cliente che viene e esce con un buon ricordo che io mi auguro sia sempre positivo. Certo. Quello. Quindi ogni giorno è un fatto nuovo, è un fatto creativo, un fatto normale, diciamo. Vedere la gente che esce col sorriso, che ti fa i complimenti, è la cosa più bella. Ora è un po' calma, però a me non è che mi preoccupa più di tanto, perché
ho ridotto il personale, siamo noi di famiglia. E si fa poco, però si lascia un'impronta, mi auguro, perché lo vedo, certo, dai clienti, e sono le soddisfazioni più durature. Che ne pensa? Che ne pensa lei di Piazza San Francesco in questo momento? Ma Piazza Francesco è un qualcosa di magico come struttura, però per me non è valorizzata quanto si dovrebbe. E noi abbiamo tanti cose. Poco fa leggevo sulla rivista di Salisburgo, con Mozart ci hanno organizzato, fanno 4.000 eventi l'anno, la torta di Mozart, le palle di qui, e ci marciano. Noi abbiamo delle cose bellissime e non si valorizzano. E questo è un argomento trito, ritrito, ogni volta che si dice ma noi, per dire una cosa che ci manca, e culturalmente adesso è evoluta, ogni giorno c'è degli avvenimenti, se uno lo legge sul giornale lo sa, se no niente. Quanto sarebbe bello, come fanno da altre parti, la famosa civetta, gli avvenimenti che avvengono la settimana, questo e questi, i film, gli incontri, i libri, ma giuro che ogni giorno c'è tanto da fare, c'è da vedere, però non si sa mai. Quante volte leggo il giorno dopo, ieri c'era, sembra che ci si vergogni di quello che si fa. Ci vorrebbe poco, per dire, anche nei ristoranti, avere, a parte questi, una cartolina con quello che avviene, la gente può anche dire, ma guarda, oggi quasi quasi rimango perché stasera c'è questo o quell'altro. Io una cosa che ho fatto, e lo faccio, l'ho fatto per la città, lo faccio anche per me, c'ho 10-12 flash di notizie, ora vi faccio vedere, perché l'attacco in genere sulle bottiglie del vino o dell'acqua, per dire, questi qui. Ora, non è che abbia inventato, ma la chimera, la giostra, Adolfo De Carolis, gastronomia, sono 18 flash, e li metto sulle bottiglie dell'acqua, oppure in una bustina in cui do dei regali, la cartolina, e la gente l'ha presa. Ora, questo qui, ora, a me va bene perché ci faccio una bella figura io, perché l'ho inventato. Quanto sarebbe bello che comune, ente turismo, li facesse e dare gratis a tutti i ristoranti. Ci guardate, questo è bello. Ora, io ripeto, sulla inefficienza degli altri creo a volte delle mie note positive, perché dico, me non ci ha pensato, però Dio buono, che ci vuole? Fa un servizio pubblico praticamente. Io guardo nelle bottiglie, guarda, qui. Ci metto questo. Ora, in genere, perché io mi è nato da un fatto, tante volte la gente guarda la bottiglia, acqua panna, azoto, coso, ma che cacchio, che ne so, che azoto, calcio, residui, quando vede questo, mio, giusto e stagini, quattro quartieri, sono quattro, e così, ecco, oltretutto mi permette anche di dialogare con i clienti, certo. Non c'è cosa più bella di uno scambio, uno si arricchisce sempre, sempre di più, perché più che dare si riceve, se si ha l'umiltà di stare a sentire i clienti, è una tombola proprio. E quindi, ora, sono piccole cose che, come sui tavoli, ecco, quei dei pliant d'Arezzo, quei flash, io quante volte sono andato all'entreturismo, dice, ma a noi ci costano, porca miseria, ve li pago, ora come fa? Poi ecco, per non pagarle, creo per me delle cosine, la cartolina, le ricette, i libricini di cucina, che do ai clienti, per dire, anche questi volumetti. Questo è del nostro concittadino Francesco Maria Rossi. Certo. Con la buca, annumerate e firmate, lo do ai clienti, e rimangono piacevolmente, come anche una cosa buffa, che ora non è che l'ho messi qui per sbalordire, ho cominciato ad appoggiarli, e la gente viene, si mette a tavola, li guarda, li consulta, la guida, eccetera, e questa è stata una cosa. Quindi lei lascia qui in consultazione questi? Sì, qualcuno li vuole comprare, che pure non li vendo in mano, glielo regalo, quindi non è che
devo guadagnarci. Ma questo è bello, questo qui è stato una... Ora, è da anni e anni. 2 anni fa, uno scrittore tedesco è venuto qui e è rimasto un po' colpito da queste cose, è rimasto colpito da questi libri e da quella caricatura. Quella caricatura che è la caricatura di Lina Cavalieri. Ora, quando gli ho fatto vedere chi l'ha fatto, è rimasto, guarda la firma chi è, Enrico Caruso. Che ora, noi conosciamo Caruso come grande tenore, grande, è rimasto, dicevo, questo, bello, bello, bello. E poi, ora, dicevo questo perché mi ha fatto una sorpresa incredibile. A me ha fatto tanto piacere, ora vi faccio vedere un libro. C'ha delle reliquie qui dentro. Come? C'ha delle reliquie qui dentro. Sì, perché guarda, vivendo un ambiente così, giornalmente si forma uno... Ma poi forse... Si stratifica, no? Forse è anche un fatto di carattere, cioè, lo cerco così. Ma ora, qui c'è un'altra cosa che per me è stata, ecco, è stata una sorpresa, una gioia e una gratificazione non indifferente. Questo scrittore che è venuto, Marite Jürgen Albers, ha scritto questo libro su un amore in Toscana, cipressi, non so che, ora in tedesco. È venuto con il suo editore e mi ha detto: Good morning, del Rippes, io sono tornato, eccetera, eccetera, e mi ha portato un libro. Ma dico, si vede che. Io non ne sapevo niente, ma qui, fra i protagonisti del romanzo, mi ci ha schiaffato con nome e cognome, con 10 pagine. Mario De Filippis, eccolo. Dice che ero lì dietro che facevo un cappuccino, che poi. Boh. E ha creato una cosa, siccome questo è un romanzo d'amore e il protagonista è un cuoco, è venuto in Toscana proprio perché ha problemi di qua, si vuole rasserenare. Vieni qui, si sente a suo agio, cominciamo a chiacchierare, nasce simpatia. Io, ma non è che lo sapevo io, questo è bello che poteva anche scrivere delle bischerate e dice Madonna. Poi si parla, si fa e poi dopo si esce. E gli faccio da cicerone per la città, per dire. Ora, un libricino così, ora, io, cioè, mi piace perché è una cosa personale, ma anche per la città. Ora, questo è un libro di quelli che ne fanno milioni di copie, perché sono quelli edizioni economiche.